Il mondo intorno a te parla, ascoltalo. Fallo con gli apparecchi acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Un trionfo atteso ma in discussione nonostante le variabili messe in campo dal fattore meteo. Simone Fagioli è il vincitore del 51esimo trofeo Valle Camonica. Un successo annunciato quello del pilota fiorentino alla leggendaria Maligno Borno la cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Brescia che anche quest'anno ha saputo regalare agli appassionati una miriade di emozioni. La gara valida per il campionato italiano velocità montagna, per il trofeo italiano velocità montagna nord e per il trofeo di zona autostoriche centro nord ha portato sulle rampe dell'Altopiano del Sole ben 242 piloti per una festa dei motori che ha restituito gloria ad uno dei tracciati in salita più apprezzati d'Italia. Dopo le prove solo in parte caratterizzate dal fondo umido disputate al sabato, le due manche di gara di domenica si sono svolte sotto una pioggia battente, salvo una parziale schiarita sopraggiunta nel finale che ha consentito ai rider top di gamma di azzardare anche le gomme intermedie o slick. In questo frangente il pluricampione italiano Fagioli a bordo della sua Norma Bardal M20FC ha segnato il miglior tempo in entrambe le salite chiudendo con un totale di 8 minuti 4 secondi e 36 centesimi o miglior parziale di 3 minuti 57 e 13, tempi chiaramente distanti dai record ottenuti sull'asciutto proprio lo scorso anno per un bis assai acclamato dal numeroso pubblico presente. Diciamo che sull'asciutto forse avevamo un po' più di vantaggio sugli avversari, ma queste condizioni erano veramente difficili, dal bagnato all'intermedio, la strada cambiava in fretta, non capivamo bene quali erano le condizioni, quindi per fortuna abbiamo scelto il pneumatico giusto, abbiamo arrivato anche la vittoria, che è importante per proseguire il campionato. Alle sue spalle Domenico Scola e Achille Lombardi, entrambi su Osella, quarto il vincitore del gruppo E2 SS, Diego De Gasperi. Al Camuno Luca Tosini l'onore di aver difeso la bandiera bresciana nella gara di casa conclusa al settimo posto dopo il quinto tempo fatto segnare nella prima manche. In top ten anche Luca Fazzino, quinto, sesto Franco Caruso e poi ancora Giancarlo Maroni Junior, Franco Leogrande e Fausto Bormolini. Nella Racing Start trionfo di Oronzo Montanaro, di Angelo Gambassini in Racing Start Plus, mentre il local Ilario Bondioni ha fatto sua la Racing Start Cup. In Pro D'Esse l'ha spuntata Andrea Crivellaro, mentre in Pro D Alessio Armeni. Nel gruppo N vittoria in rosa appannaggio di Gabriella Pedroni, mentre nel gruppo A festa per Cesare Brusa. Giuseppe Aragona si è messo tutti alle spalle nella E1 Italia, mentre nella GT grande vittoria di Stefano Artuso. Infine nelle due SH imporsi Michele Ghirardo. Venendo ai prototipi in CN l'ha spuntata Marco Capucci, in E2 SC Simone Fagioli, mentre De Gasperi, come ricordato, ha conquistato il gruppo E2 SS. Tra le auto storiche, splendido successo per Danny Zardo su Porsche 911 SC, successo nel secondo raggruppamento e quarta piazza assoluta per l'ex Formula 1 Alex Caffi per la prima volta in gara con le vetture storiche. In conclusione, Francesco Tignonsini ha portato la sua Fiat Abarth al successo nel primo. Nel quinto è andato la Renault di Paul Niedstatter, mentre nel terzo è stato proprio Zardo a mettere la sua firma sul primato. Successo organizzativo complessivo per AC Brescia, soddisfatta per quanto mostrato in questa tre giorni attesissima, riservata ai motori.